do la parola a Costantino Palmas. Non solo preparato un intervento per venire qui ad Oristano oggi, perché volevo ascoltare, volevo capire di cosa si parlava. Io sono partito ad Oristano nel 68, sono una delle persone che ha vissuto quella che tutti noi abbiamo considerato una rivoluzione, e quindi sono partito da qui con una grande speranza, vedendo il futuro davanti a me, come dire, luminoso. E la mia generazione non aveva i problemi che invece molti dei ragazzi di oggi hanno. Noi sapevamo che finiti gli studi avremmo trovato lavoro, anzi potevamo scegliere. Sono quindi fra quei privilegiati che è entrato all'università e non è mai uscito. E c'è un momento in cui uno si chiede che cosa può fare. Io ho una figlia di 24 anni, quindi chiaramente penso al suo futuro. E vedo che non è come il mio, non ha chiarezza davanti a lui, non ha certezze. E questo forse non è un male. Non sempre la certezza è quello che dobbiamo avere per essere stimolati a fare. Il mio passato, il mio anche presente, è stato di occupare sempre lo spazio, che è quello del lavoro, anche da riservare sempre uno spazio alla politica. Io nasco nel manifesto sostanzialmente con le politiche, quindi non ho mai avuto bisogno di legarmi ad un partito. Per la prima volta nella mia vita entro in un partito, del Partito Democratico, e faccio una grande fatica quindi a, quando in quelle sere ho scelto se prendere la tessera, chiedendomi se stavo facendo, perseguendo la strada giusta, se aveva un senso. Il senso me l'hanno detto, me l'hanno dato i ragazzi che con me hanno vinto l'ultima tornata elettorale. Settimo è un comune rosso, non si usa più questo termine, governato dal Partito Democratico e Rifondazione Comunista dagli anni 70, da 75 in poi, non è mai cambiato. Ma non ci siamo mai seduti sugli addori, abbiamo sempre continuato a tirare la carretta. Settimo, e oggi con Anna Crisponi condivido la gestione del PLUS, piano locale di unità sanitaria, acronimo inventato dalla Verina di Rindino, immagino, o comunque dal suo gruppo di lavoro. Abbiamo cercato di trasformare quella cosa che parla di sanità, di salute, di servizi integrati, in una cosa che funziona. Siamo il secondo plus della Sardegna, ma il primo è Cagliari, con 140.000 abitanti. Noi siamo più di 100.000, ma siamo molti comuni. Ci sono 7 comuni dentro. Non è la stessa cosa. Bene, la cosa buffa è che per ragionare di quelle cose non si trova, come dire, con chi parlarne, nel senso che noi utilizziamo una legge per il recepimento di una legge nazionale, ma senza che abbia gli strumenti per essere applicata, e quindi inventiamo un percorso. Considerate che noi, vedete, per me non c'è demarcazione tra salute, sanità e servizi sociali, perché credo che ci sia una continuità in questa cosa, anche se il tema che mi è stato segnato era più sanità, ma poi qualche cosa la dirò in quella direzione. Siamo quel plus che è riuscito appena nato, a fare un appalto per dare l'assistenza domiciliare a tutti i cittadini dei 7 comuni, che sono il più grosso Saragius, circa 30.000 abitanti, il più piccolo Ussara, al di sotto dei 4.000. Dov'è la difficoltà? È che erano abituati a sistemi diversi, a cooperative diverse, non avere la stessa formazione, ma in particolare gli operatori non avevano lo stesso stipendio, oltre che non avere la stessa formazione. Quindi i cittadini erano, come dire, gestiti non tutti di serie A, qualcuno era di serie B. Bene, una piccola rivoluzione copernicana in un appalto di oltre 3 milioni di euro, quando contemporaneamente la slot ne facevano altrettanto, che senza vicenda integrata l'abbiamo fatto. E continuiamo in quella direzione, a ragionare, a trovare strumenti per dare risposte al bisogno di salute. Quando io sono partito nel 68 parlavamo di prevenzione, oggi se ci pensate quasi nessuno ne parla più, oggi si parla di servizi solo in maniera concreta, quindi c'è tutta la medicalizzazione, ma non c'è più un'attenta medicina del territorio, perlomeno nel campo regionale. Qualche giorno fa, come responsabile dell'area sanità e sociale dell'ANCI,
proprio in provincia di Oristano, a margine della battaglia del comune di Bosa e dei comuni circonvicini sul punto nascita, e quindi dirò una cosa che è diversa da quella che diceva la Stefano Nai questa mattina, io sono fra quelli che ha detto solo una cosa, ha detto non funziona così, il punto nascita può essere chiuso, agli amministratori compete sicuramente di fare in modo che chi nasce dove deve nascere a Bosa piuttosto che a Ghilarza e queste altre parti abbia gli stessi paracadute che ha il cittadino che nasce a Cagliari in un ospedale strutturato a Sassi da qualche parte. Dobbiamo trovare i muri, agli amministratori compete questa strada, e quindi questa è la sola ragione che mi ha imposto stasera di rimanere qui con voi, per dire che chi come me ha al passato, alle spalle, esperienza, deve fare in modo che venga travasata, quindi voi non dovete rubarla, ma la dobbiamo dare, perché a voi questo spetta.